Cari colleghi, buon pomeriggio. Siamo giunti ormai a questa breve pausa estiva in un momento molto ma molto particolare della nostra vita, quella del post-lockdown, post-Covid, sperando che si fermi questa epidemia, che però dai segnali che arrivano, insomma, è ancora il virus è ancora esistente, gira ancora fra di noi e quindi dobbiamo stare sempre molto ma molto attenti. Detto questo, volevo augurarvi a voi e alle vostre famiglie un sereno Ferragosto, ma soprattutto un sereno periodo di feriale, come si dice, di trascorrere nella massima serenità. Sapete, insomma, il collegio, gli uffici sono chiusi, riapriranno il 24, ma in questo periodo cercheremo comunque di stare sempre allerta per tutte le novità che arrivano, soprattutto per quanto riguarda il super bonus 110, riguardo ad alcune ancora sfaccettature da capire e capire bene, riguardo all'assicurazione che pur, insomma, ci viene da più parti sollecitata, perché c'è, insomma, ancora dei problemi da affrontare, e soprattutto per le compagnie, dove sono ubicate le compagnie, dove devono essere ubicate, una serie di problematiche. Se per ogni intervento ha fatta comunque una polizza specifica, insomma, i quesiti sono ancora tanti e tali che noi cercheremo di essere sempre attenti per poterli fornire subito dopo questa breve pausa estiva. Dopodiché, insomma, sapete che abbiamo raggiunto alcuni risultati importanti sulla semplificazione, ci abbiamo lavorato tantissimo, veramente tanto, troppo tempo devo dire, è passato, però il lavoro è stato notevole, con una burocrazia che, insomma, sempre, come sempre, ostacola tutti i processi che sono quelli di semplificazione. Ci siamo riusciti in un confronto diretto con la Regione, abbiamo fatto veramente un passo importante. Lo stiamo facendo anche con ANCI in Campania, spero che a presto riusciremo a chiudere un accordo con ANCI Campania, sempre a favore dei colleghi. Insomma, ci stiamo lavorando su questo, spero che subito dopo la ripresa estiva, appunto, riusciamo a completare questo processo, e non è cosa da poco. Volevo informarvi di questo, di una serie di cose che stiamo comunque facendo a favore della nostra categoria. Per tutte le altre situazioni che dovessero nascere, noi siamo a disposizione, ripeto, su tutto, anche in questo periodo di chiusura degli uffici, e sono sempre in qualche modo raggiungibile tramite telefonino e quant'altro, mail e tutto il resto. Auguro davvero a tutti quanti voi di trascorrere, e alle vostre famiglie, ripeto, di trascorrere un periodo di tranquillità, di serenità, e ce n'è tanto bisogno in questo momento. È un momento molto ma molto particolare ancora, che ci vede ancora, ripeto, a combattere con questa situazione, con questo Covid, insomma, che purtroppo ancora non ha cessato. E devo dirvi che, insomma, rispetto alla professione, l'impatto è stato molto molto importante, sicuramente, come ha colpito un po' tutte le attività. Stiamo aspettando, a breve, insomma, dovrebbe arrivare questo nuovo bonus in percentuale, credo che sia un bonus di 1000 euro che dovrebbe arrivare a tutti quelli che hanno fatto già richiesta. Poi vedremo come ci arriveranno le comunicazioni, cercheremo di veicolarle come abbiamo sempre fatto, quindi anche questa è una buona notizia. Poi stiamo aspettando, insomma, che ci siano anche buone notizie dal senso del prestito, che per il momento siamo stati esclusi, i professionisti sono stati esclusi dal prestito a fondo perduto. Insomma, è anche questo è un fatto sul quale stiamo attenti. Ripeto, la nostra provincia, la nostra regione, con gli altri quattro presidenti stiamo facendo un lavoro importante, lo stiamo facendo tutti quanti insieme. Seguiamo questa opportunità del 110%.
che insomma sicuramente qualche ricaduta l'avrà. Non è semplice sicuramente, ma qualche ricaduta l'avrà. Se non altro stiamo cercando di appunto mettere a posto, già volendo mettere a posto, una serie di situazioni che sono importanti per quanto riguarda le conformità urbanistiche e catastali. Già questo insomma ci crea un po' di sta creando un po' di lavoro, spero che lo creerà nel futuro. Questi sono gli auspici, sappiamo insomma che dobbiamo, non è molto, non è tanto, dobbiamo fare tanto di più. Noi ci stiamo mettendo tutto l'impegno, la voglia, la volontà di fare sempre di più. Vi auguro ancora, ripeto, di trascorrere in serenità questo periodo e arrivederci subito dopo la pausa estiva. Il 24 collegio, gli uffici del collegio riaprono, ma anche prima, insomma, io e i miei consiglieri siamo a disposizione per qualsiasi evenienza che spero che non occorrerà, ma se occorre, insomma, siamo qui, sempre con voi e per voi. Viva i geometri, forza e forza, forza geometri, sempre in ogni momento. Un abbraccio a tutti.